Buongiorno a tutti, buon sabato 3 agosto, non vi abbandoniamo mai, permettetemi prima di iniziare a fare considerazioni varie, mercato, amichevole, mancanze di rosa, permettetemi di ringraziare gli Interclub su tutti quello di Terlizzi, l'orologio nuovo nato creato da una serie di giovani appassionati col presidente Silvio che avete già conosciuto in live, che hanno avuto questa idea a Terlizzi vicino a Bari con il simbolo della città che è l'orologio, come vi aveva già spiegato lui, di fare l'Interclub Orologio a cui siamo stati, diciamo, presenti all'inaugurazione della nuova sede. Tanto entusiasmo, idee, e sono proprio queste il motore pulsante dell'Inter, la passione e anche questa grande struttura che si rifà al centro coordinamento ma che ha una ramificazione in tutta Italia soprattutto, ma anche all'estero, con delle eccellenze come l'Interclub Manhattan, l'Interclub London, l'Interclub Dublino del nostro amico Emanuele, e ce ne sarebbero tantissimi che ci piacerebbe raccontare ogni volta, magari proprio andando a trovare uno per uno i vari club per raccontarli, raccontare anche la terra e le varie città da cui provengono, e tante belle storie di calcio come e di passione, di amicizia, di famiglia come quella che abbiamo raccontato del nostro amico Max, che ho voluto condividere con voi. Chi ci segue da parecchio tempo la sapeva già, gli altri si sono commossi e mi ha fatto piacere anche questo tipo di condivisione, anche se non sono storie a lieto fine, però confermano quello che è il motore trainante, la famiglia che sono soprattutto i tifosi dell'Inter e nel nostro piccolo anche il nostro canale. Quindi ancora complimenti e grazie per l'invito all'Interclub Terlizzi, a quello di Taranto che abbiamo ringraziato e salutato l'altro ieri, e poi a tutti quelli che ci contatteranno, parteciperanno, ci aiuteranno ad arrivare al nostro grande obiettivo dei 50.000 follower. Ce ne mancano 905, quindi andiamo avanti così, non è un miraggio, ce la possiamo veramente fare ad arrivarci prima dell'inizio del campionato. Ognuno di voi trovi un amico, un parente, un socio, un collega, rubacchi il telefono e iscriva anche di nascosto, da parte degli scherzi, se tutti trovano almeno una persona, già domani potremmo tagliare il traguardo. Quindi date un piccolo regalo al campionato, trovate, sì, al campionato, al nostro canale prima dell'inizio del campionato, così che possiamo arrivare a questa grande impresa prima dell'inizio della stagione, che sarebbe un bel carico anche scaramantico. Petizione da non dimenticare, soprattutto da cliccare, doppio clic, link in descrizione, nei commenti fissati, per stoppare gli odiatori seriali sui social, per permettere una legislazione anche in Italia che dia aiuto alle vittime del cyberbullismo e un aiuto soprattutto alle autorità per poter intervenire, visto che spesso si trovano, come vi ho più volte raccontato, le mani legate, e lo stesso è capitato a noi parecchie volte, ma anche su quel lato presto ci saranno belle sorprese, non vi anticipiamo nulla. Gruppo Telegram a cui non potete non essere iscritti, mi raccomando, per avere tutte le informazioni. Ieri addirittura la distinta della partita,
i link dei nostri video non appena escono, delle nostre live. Oggi dovremmo riuscire a tornare, però non prometto niente. Le ultime due sere sono state dedicate appunto agli amici degli Interclub. Avevamo provato a cercare dei collegamenti di fortuna, però la connessione non era buona, rischiavamo poi di fare un pasticcio e dunque meglio aspettare questa sera e tornare alle 19 col tè caldo mercato per commentare anche tutto quello che è successo in questi giorni, ma sempre con il nostro tè che ci accompagna. Addirittura in prima pagina su Tutto Sport, sul Corriere dello Sport, ma soprattutto su Tutto Sport, in prima l'Inter si salva solo all'ultimo, pensate, da un grande flop a Pisa. Bisse che evita all'Inter il flop, il difensore rimedia il gol di Piccinini, Simone strappa un pari al fratello Pippo e scopre problemi. Udite, udite. Sul Corriere dello Sport invece leggiamo, dalla prima sempre, anche le prime pagine dei giornali le trovate sul gruppo Telegram, tra l'altro, l'Inter si salva solo al 96esimo. Pesano le assenze in attacco di Lautaro, Taremi e Thuram. Simone rimonta Pippo nel finale a segno Bissek, seguito Gazi Oroski, 19 anni, spagnolo, difensore del Valencia, di cui ne abbiamo già parlato, però ci potrebbe essere un concretizzarsi della trattativa. Vediamo se potrà essere veramente il pilastro dell'Under 19 spagnola, campione d'Europa, il rinforzo mancino per il ruolo difensivo che si è scoperto con l'infortunio di Buchanan. Vedremo un po' che cosa ne viene fuori, che cosa accadrà. Qualche difficoltà in più, naturalmente, mancando Taremi, con Correa ancora non si capisce, un mistero profondo, ma come faccia un giocatore a non mettersi neanche in mostra in queste partite, neanche con la Pergolettese, con il Pisa, cercare almeno l'orgoglio per dimostrare di essere un giocatore importante, che ha voglia di rinascere, di riprendersi, di riconquistare anche una squadra, non so come anche qualche potenziale club interessato si possa avvicinare a lui, chiedere informazioni dopo delle prestazioni così anonime, quando invece dovresti dare 300% per trovarti una squadra, per dimostrare che ci sei, che non sei quello dell'ultima stagione da 0 gol e 0 assist al Marsiglia, che è stato un anno sfortunato, poi non sarebbe l'unico, ma è veramente un punto di domanda, un grosso problema, quello sì, ma che non lo scopriamo adesso, lo conosciamo da parecchio tempo e credo che alla fine si vada con la risoluzione del contratto, perché non vedo come qualcuno possa pensare anche di mettere soldi per acquistare il suo cartellino. Vedremo se anche qui ci abbiamo visto giusto. Interessanti esperimenti di Inzaghi che fanno capire però, insomma, che forse c'è qualcosa all'orizzonte, o comunque c'è un po' di preoccupazione barra ci si vuole far trovare pronti, e vi spiego. Bastoni centrale come nazionale può essere un qualcosa da ripetere in caso di emergenza, provare a costruire una difesa con lui centralmente ci potrebbe stare, magari con Pavard e Bissek sulle due laterali. E poi
Barella regista, Aslani è stato tenuto a riposo per un leggero affaticamento, non si è voluto rischiarlo, è rimasto in panchina, anche se col mercato aperto, con le voci che continuano a rimbalzare su Aslani, addirittura dalla Germania si parla di un interessamento del Borussia Dortmund molto concreto, però come vi ho detto per tutte le altre possibili trattative dei giocatori dell'Inter il prezzo è almeno di 30 milioni e non si scende sotto, mentre dalla Germania dicono pronti a investire una ventina che non sono assolutamente sufficienti, ma non è questo il caso. Oggi giornata di riposo, domani ritorno ad Appiano ad allenarsi, vedremo anche di riaccendere la Barzacam sulla pinettina con il nostro amico Simone, però Barella regista, secondo me è una posizione che può adesso con la sua esperienza, con la sua crescita sia di testa che nel gioco, al di là di quella bellissima rabona sparata in aria a cercare Carlos Augusto, può essere un'alternativa importante anche quella. Mi piacerebbe vedere anche Zielinski, che ha qualità, che qualcuno ha messo tra i bocciati della partita di ieri, ma non mi è sembrato, anzi cresce di condizione, e mi piacerebbe vederlo anche al posto di Çalhanoğlu, però prima vorrei vedere anche un bel Çalhanoğlu dall'inizio, magari alla prossima partita mercoledì a Monza con l'Al-Ittihad. A parte questi esperimenti, è chiaro che il primo dato di fatto è che senza Taremi l'Inter non è quasi mai riuscita a tirare in porta con gli attaccanti. Nel primo tempo il più pericoloso è stato Carlos Augusto, che prima ha sbattuto contro il portiere del Pisa sempre, che ha fatto un autentico miracolo, poi ancora si è fatto parare una conclusione con i suoi inserimenti, però dagli attaccanti Correa e Salcedo veramente nulla. Nella ripresa è entrato un Arnautovic che a tu per tu ha provato un pallonetto che è finito fuori, e che capite la differenza con Taremi, è perché continua a scalare nella gerarchia, adesso è il quarto attaccante. Si faranno dei discorsi, delle valutazioni per capire se anche lui, insomma, gli va un po' stretto questo ruolo. Vedremo se e come si potrà cercare di sostituirlo. Secondo me è fondamentale un attaccante in più, ma lo dico da tempo, ancora da gennaio avrei aggiunto almeno un Carboni, così come farei in questa prossima stagione. Un quinto mi sembra assolutamente necessario per non farti trovare corto nelle situazioni poi magari più difficili. Mkhitaryan sotto punta non mi convince, anche se non è che abbia giocato male, tanto qui abbiamo anche l'accompagnamento delle campane di Terlizzi. Dicevo, alzare un Mkhitaryan, un Frattesi, uno Zielinski sotto punta non mi convince poi tanto, e per questo oltre al cambio di Arnautovic aggiungerei Bonazzoli. Sembra vicino alla Cremonese, si era parlato di uno suo possibile prestito dal momento che poi è assistito dallo stesso agente di Inzaghi, di Bastoni e compagnia, però sembra andare verso Cremona. Rimarrebbe Pinamonti come prodotto del vivaio, ma lo stipendio molto elevato, 2 milioni e 4, adesso, e non credo che sia un'opzione fattibile, però vediamo un attimo. Abbiamo detto, insomma, questa cosa dell'attaccante è un problema che un po' ritorna, che ti è bastato per la Serie A ma non per la Champions, il quartetto dell'anno scorso, e c'è il rischio che
avendo sì alzato il livello con Taremi, sperando che ce la faccia per l'inizio del campionato, anche se è abbastanza a rischio e probabilmente capiremo qualcosa di più settimana prossima, forse non verrà rischiato, però è veramente, secondo me, molto rischioso andare solo con quattro attaccanti, di cui uno Arnautovic, che anche fisicamente ha avuto tutti quei problemi dell'anno scorso. Io cercherei un rinforzo, l'ho detto più volte, credo che anche Inzaghi sia d'accordo, però lì vediamo tutte le difficoltà che ci sono a lavorare sul mercato in uscita, a cercare di trovare sistemazioni. Addirittura sembra che Satriano abbia proprio rifiutato il Brest e ti vengono così a mancare quei 6 milioni che erano già stati praticamente definiti per la cessione del giovane uruguaiano, che vorrebbe invece una squadra più forte del Brest, un progetto più interessante, possibilmente in Liga. Però capite le difficoltà se addirittura i giovani con così anche poco curriculum si mettono a fare queste prese di posizione. La strada non è facile, tantomeno per Correa, ancora di più per Arnautovic, che avrebbe qualche squadra interessata dalla Turchia, Arabia Saudita, secondo me anche dall'Italia, lo ripeto. Poi ho sentito di un possibile scambio Correa-Gudmundsson, se dovessero farlo avvisatemi. Io proprio non ci credo che il Genoa si farebbe, uno per l'ingaggio di Correa, potresti spalmarlo leggermente allungandogli il contratto, ma rischiare di prendersi l'argentino dopo anche queste amichevoli deludentissime, non ci credo. La Fiorentina nel frattempo, che sembra in procinto di cedere Nico Gonzalez alla Juve o all'Atalanta, tra l'altro non vedo come l'Atalanta debba farsi carico della cessione di Cobb Miners a una Juventus che le sta mettendo i bastoni tra le ruote un po' su diverse trattative, da O'Reilly allo stesso Nico Gonzalez che i bergamaschi avevano individuato come possibile rinforzo. Vediamo quello che dirà il mercato, ma per gli eterni insoddisfatti, a 14 giorni, solo due settimane ormai all'inizio del campionato, che appunto vedrà l'Inter tagliare il nastro di partenza, dovete capire che ancora la Juve è un cantiere aperto, Thiago Motta non ha ancora avuto Cop Miners, che era il rinforzo principale, adesso l'offerta della Juve si è alzata a 50 più bonus, cifre secondo me assurde, come 50 per Calafiori, 40 per Buongiorno, più mancano gli esterni d'attacco, esterni a tutta fascia di difesa, cantieri aperti un po' dappertutto, e per gli eterni insoddisfatti che vedono l'Inter non protagonista sul mercato come nella passata estate, ma in cui bisognava pensare a sostituire Onana, Brozovic, bisognava sostituire Lukaku, Dzeko e tutti questi giocatori che avevano preso delle strade differenti, Bellanova, che non si è deciso di riscattare, magari sbagliando, visto poi quanto è cresciuto. Non sempre si azzecca la mossa giusta, però voglio dire, tranquilli, l'Inter deve mettere due ciliegine. Giocare, secondo me, col cronometro per farsi anche magari trovare pronta nel caso di occasioni che si presenteranno, e poi vedere le alternative migliori senza andare a spendere chissà che cosa per dei rinforzi che non sono utili, magari subito, come Tesman che andrà alla Fiorentina, ma che
aveva delle richieste troppo alte per un rinforzo per l'anno prossimo. Quando hai Fabian da riportare a casa, non vai a spendere più di tanto, anche perché poi devi prendere il braccetto di sinistra e eventualmente anche un attaccante, se riesci a piazzare quelli in rosa che non convincono come Arnautovic. Vediamo un po' quello che succederà. Vi dicevo prima di Gasiorowski, che piace molto sul taccuino anche di tante squadre dopo l'Europeo Under 19 in cui ha guidato la Spagna campione, molto giovane, fisico, 1,90 m, mancino, che può fare anche l'esterno di sinistra, che può crescere tantissimo. Valutazione sui 15 milioni, sembrano un po' pochini, però forse si può andare a cercare di chiudere, anche se io non farei un investimento del genere che poi rischierebbe di farmi trovare corto sull'attacco, che secondo me è il reparto che ha bisogno di una punta veloce che salta l'uomo, che crea occasioni, che spacca le partite, che ve lo dico da gennaio, ma ancora prima, nel calcio di oggi i giocatori rapidi e veloci che creano superiorità numerica sono fondamentali e ti risolvono le partite. Rifletterci molto bene, alcuni di voi farebbero anche l'operazione Berardi, nonostante sia ancora in recupero dopo la rottura del tendine d'Achille. Non ci sono poi grandissime alternative, bisogna inventarsi qualcosa. Qualche altro nome mi chiedete, Nketiah, che il Marsiglia sta provando a prendere, che è in uscita dall'Arsenal, secondo me potrebbe essere molto interessante, come anche Ekitike, come anche quel Balogun del Monaco. Poi vediamo un po' cosa succede. Mi stavo dimenticando di Bissek, che ha risolto la partita evitando la prima sconfitta della pre-season in mischia, ma già poi ha fatto una prima sempre pericoloso sui corner, sui piazzati con i suoi centimetri, ma in crescita continua e costante. Mi piacerebbe anche vederlo sulla fascia, lo dicevo ieri agli amici dell'Interclub di Terlizzi. Secondo me ha la gamba, la personalità, la qualità anche nel passaggio che abbiamo visto fargli in diverse occasioni, la progressione che può essere un'alternativa anche a tutta fascia per un Dumfries che dovrebbe arrivare proprio oggi con De Vrij, quindi poi mancherebbe solo Lautaro Martinez con Carboni, che lunedì invece firmerà il suo contratto nuovo con l'Inter di un anno in più e dovrebbe andare a guadagnare circa 1,5 milioni, 1,6 milioni netti, quindi più di quanto avevamo detto. Poi ragazzi, sembra che ci ascoltino tutti, perché ieri ho detto, vedrete che Lautaro Martinez tornerà prima da quel messaggio stracarico che aveva postato. Secondo me c'erano anche gli indizi che, indipendentemente, adesso qualcuno l'ha legata all'infortunio di Taremi, ma secondo me della grande voglia del capitano di tornare, così come hanno fatto Thuram e Pavard, tagliandosi un paio di giorni di vacanza per essere pronti per iniziare un lavoro importante anche di preparazione per portare l'Inter ancora più in alto, per difendere il titolo, per cercare di fare una Champions migliore. Quindi grande attaccamento, esempio soprattutto da parte del capitano, che non vede l'ora di iniziare una nuova stagione con tanti saluti ai portaborracce, a quelli della tabellina del 2, che poi sono sempre gli stessi. E vedremo se sarà ancora capocannoniere del prossimo campionato. Vedremo anche quando sarà recuperato Taremi la sua intesa con l'iraniano, perché potrebbe essere un'altra opzione per ruotare questi tre attaccanti, anche
vedere la coppia Taremi-Turam doppia T non sarebbe per niente male. Un po' poco convincente, aggiungo, a concludere l'esame della partita di ieri contro il Pisa, il Pepo Martinez. Mi è sembrato un po' poco reattivo nelle uscite, che sono uno dei suoi, diciamo, cavalli di battaglia. È rimasto fermo in occasione poi del palo, meglio nella costruzione dal basso, non ha fatto quegli errori che avevano rischiato con la Spalmas poi di diventare delle frittate, però secondo me deve crescere, magari l'arrivo di Sommer a mettergli pressione, a fargli capire che deve dare ancora di più, può essere importante. Poi io Fontanarosa, Kamaté, proverei a cercare di farli crescere. Carlos Augusto, gli è mancato solo il gol, continua a migliorare. Devono mettere benzina Barella, Bastoni, Darmian, Frattesi stesso, Acerbi. Dopo l'operazione ci vorrà un minimo di rodaggio, un minimo di avvicinamento anche prudente all'impegno agonistico. Andiamo a leggere adesso un po' di vostri messaggi su Mkhitaryan. Ovunque lo metti, fa il suo, abbiamo ormai detto e scritto di tutto. Arnautovic, io proverei uno switch, ma lo dico da tempo, non voglio neanche essere ripetitivo. Andiamo a leggere un po' di vostre considerazioni, più che altro sul mercato. Attenzione, Chiesa sembra che non sarà neanche convocato oggi per la partita contro il Brest, e quindi stiamo attenti a possibili evoluzioni anche su quel fronte lì, perché potrebbe diventare molto caldo, anche se sono sempre convinto che non rimanga e vada a scadenza. Però il mercato è fluido e poi possono venire fuori delle opportunità golose. Si parla di Gudmundsson, scrive Federico, che potrebbe andare alla Fiorentina per 20 milioni più bonus, davvero poco il suo valore. Sembra che solo quando li tratta l'Inter sale. Si leggeva addirittura di 35 milioni per Gudmundsson, e adesso con la Fiorentina è sceso, sembra che non si vada a superare i 25. Interista e basta ci dice: hai un cuore grande, Taranto, persone ospitabilissime, poi super come gli amici di Terlizzi, che ancora ringraziamo. Anthony: sono dispiaciuto per Taremi, ma spero che si riprenda subito per essere pronto a affrontare le partite, quelle che contano. Come si dice, meglio ora che nel corso della stagione, però avere tre attaccanti titolari sapendo che hai tante partite da giocare è un po' pochino. Spero che questo infortunio di Taremi faccia riflettere la nostra dirigenza, non che sia così grave, una leggera elongazione recuperabilissima. Anche nonna Novella è dispiaciuta per la notizia di Taremi, gli faccio i miei auguri di pronta guarigione. Per quanto riguarda il nostro amico Max, mi chiedo se il Covid non ci abbia lasciato tutti un po' più fragili. Riposa in pace, Max. Non Claudio è il nostro amico, collega, giornalista, che ci ha aiutato a mettere anche i fiori sulla sua tomba, e lo ringrazieremo sempre. Joseph Mega: grazie per la bellissima storia che ci hai raccontato su questo nostro fratello nerazzurro, è l'ennesima dimostrazione di quella che è la nostra famiglia e il tuo e nostro canale, che è soprattutto vostro. Per quello che vi dico, aiutateci per dare ancora più visibilità e forza anche ai valori che portiamo, non solo su YouTube ma su tutti i social, nella vita, cercando anche di muoverci su diversi campi e di smascherare fake news o tutte queste cialtronate anti-Inter. Dobbiamo ammettere che non è stato un buon giovedì con l'infortunio di Taremi, che ha messo in evidenza quello che stiamo dicendo da mesi, ovvero che in attacco la coperta è troppo corta.
Tarcisio, mi sembra ovvio che i giocatori non aspettino all'infinito e si accasino da qualche parte se l'Inter non si riesce a sbloccare in uscita. La Paola, ci dispiace tantissimo per l'amico Max, ci hai fatto commuovere, ti mandiamo un grande abbraccio, grazie alla Paola e Tony, anche lui si è commosso. Luca dice, per esperienza posso dire che un infortunio come quello di Taremi è una cosa che può capitare a luglio durante il lavoro di preparazione, è sufficiente un po' di riposo, nulla di grave, però il rischio della coperta corta è molto, secondo me, serio. Chef Joe, non sono né preoccupato né agitato. Per Taremi una cosa normale, cambio di allenamento, cambio di preparazione, meglio adesso che durante la stagione, ci mancherebbe. Ringraziando tutti i nostri abbonati che sostengono il canale, il nostro progetto di comunicazione, vi ricordo anche il sito www.barzacom.it da tenere sempre in home page tra i vostri preferiti, da leggere con tutti gli approfondimenti dei nostri ragazzi, se qualcuno poi volesse anche farne parte del team che stiamo allargando per fare sempre più cose, come avete visto, scrivetemi. Ci vuole assolutamente, Roberto, un attaccante, speriamo che la proprietà lo capisca e dia la possibilità ad Ausilio di intervenire. Grazie anche dei complimenti. Claudio, spero che non sia nulla di grave, no? Nulla di grave, l'infortunio. Un anno di questi tempi scrissi un commento qui che Arnautovic fosse un pacco. Ecco, non mi piace però, Mario, che dici e definisci un pacco così in maniera poco rispettosa. Su Gudmundsson lo andrei a prendere subito senza aspettare che escano Correa e Arnautovic, ma poi cosa succede? Che ti prendono per il collo e non riesci a venderli o li devi per forza regalare o rescindere, e anche per quello non si può fare come dici tu. Comunque vedremo. Gas invece ci scrive, testimonia che questo canale non è solo calcio ma anche vita quotidiana, fratellanza nera-azzurra, andiamo avanti, naturalmente riferimento alla storia di Max. Le copertine di Tutto Sport e Corriere dello Sport le abbiamo già lette e diciamo che andiamo avanti. Sulla Gazzetta invece c'è una intervista esclusiva a Zielinski, molto motivato, ma che vi ho detto non è che è arrivato qui a far la riserva. Inter ti porto assist e gol, il nostro centrocampo non ha rivali, ecco perché la Champions è possibile addirittura. Poi copertina dedicata a Jacobs che oggi entra in gioco sperando che riesca a bissare l'oro di Tokyo. Zielinski, Inter al top anche in Europa, questa mediana non ha rivali. Ma a Pisa l'attacco fatica, pari il derby degli Inzaghi, Lautaro torna in anticipo, approfondiremo stasera a 19.